Eccoci qui, parliamo di concorsi in corso di svolgimento. Abbiamo una precaria, Giusy Versace, dalla Calabria, ingegnere informatico, elettronico. E ha appena svolto il concorso per la scuola secondaria. Come è andato, Giusy? Purtroppo è andato male, come il 90% insomma dei miei colleghi, perché c'è stato un elevatissimo tasso di, diciamo, di bocciature, e con delle votazioni anche molto basse. E qual è il motivo della bocciatura generalizzata? Secondo voi? Secondo noi sono delle domande fuori luogo che non c'entravano niente anche con quello che è il programma ministeriale che noi insegniamo. Io ho concorso insomma per la classe di concorso a 041, che è informatica. Ricordiamo che la digitalizzazione, che è proprio un punto fermo anche del ministero, ora si fa in tutte le scuole secondarie secondo grado, ma a livelli diversi. Beh, la richiesta che ci dicevano nel concorso erano delle domande molto tecniche, molto particolari. Prova è che le poche persone che hanno superato sono degli ingegneri, anzi degli informatici, perché precisiamo questo, c'è una bella distinzione tra informatico e ingegnere, proprio a livello di avanzata programmazione, gente che lavora da anni nel software delle aziende, perché quelle domande specifiche non c'entravano nulla. Facciamo un esempio di domanda. Allora, c'è una domanda su un comando assembly che non si usa, l'assembly è un linguaggio molto settoriale che si usa soltanto in alcuni casi specifici, in alcune scuole di nicchia come i tecnologici, informatici, ma nella stragrande maggioranza delle scuole che dove noi insegniamo sono professionali, sono licei dove non si arriva a quel livello, perché è un livello molto specifico e specializzato. Qual è la percentuale di respinti che non sono stati ammessi all'orale? Il 90%. Il 90%. Il 90%. E di quel 10%, ci torno a precisare, la maggior parte non sono neanche colleghi che lavorano da anni. Questo vi fa capire come tu mi dici, ministero, che vuoi fare un concorso, però dallo non giusto. Si è tenuto conto dell'esperienza dell'insegnante? No. Anni insegna lei? Io questo a settembre sarà il nono anno su cattedra vacante, perché tra l'altro sono posso dire anche questo, che le uniche classi di concorso dove è stato vietato la carta e la penna di utilizzarla è stata proprio le classi di concorso STEM, che sono matematica, fisica, informatica e matematica alle medie. Cioè il ramo scientifico che proprio ci serve proprio come il pane, scrivere, calcolare, ci è stato vietato dal ministero. Avete provato a chiedere al ministero spiegazioni? Sì, è stato bombardato di richieste con nessuna risposta. Anche lì in molti, diciamo, classi di concorso sono stati trovati quesiti anche lì sbagliati. Noi stiamo provvedendo a fare una specie di dossier in tal senso, che provvederemo a portare anche al ministero, semmai ci vorrà ascoltare, perché ripeto, non risponde a nessuno, non dà nessun tipo di spiegazione. Non ci sono stati però errori nelle domande? Voi non risulta? Qualcuno sì, è stato a valutare, perché ancora dobbiamo ricevere la prova. Una volta ricevuta la prova, perché ci ricordiamo un po' sommariamente, però molti colleghi hanno rilevato anche nel nostro caso errori proprio. Ci sono alcuni colleghi che hanno anche fatto ricorso? Penso di sì, ci saranno, perché siamo in diverse chat a livello nazionale e quindi molti stanno provvedendo. Però è paradossale come uno debba fare in Italia sempre solo ricorsi. Questo è una, quando c'è un ministero, quando c'è all'atto c'è il discorso di una macchina concorsuale sbagliata, perché sono, a me viene da dire che sono dei paliativi, perché siccome è l'Europa che ci chiede di fare concorsi, noi li stiamo facendo, però non promuoviamo nessuno, e così in modo mantenere il precariato. Avete provato a chiedere chi è che fisicamente ha formulato questi sì, è stato chiesto, sì, è stato chiesto e non abbiamo avuto ancora nessuna risposta. Un'ultima domanda, farà il prossimo concorso? Sì, sì, cercherò, io amo la scuola, noi tutto quello che facciamo, al di là di quello che possa dire il ministero o diciamo varie istituzioni, noi onoriamo i nostri studenti ogni giorno lavorando con i nostri ragazzi, li prepariamo per l'esame di Stato, quindi è paradossale come io firmo dei documenti, però per lo Stato non sono degna di entrare in classe. Bene, la ringraziamo per la testimonianza. Grazie a lei.